Un osservatorio posto al largo della Sicilia raccoglie informazioni sull'ambiente sottomarino e ci invia dati in tempo reale grazie a una connessione ultraveloce. Al largo di Catania, un gruppo di scienziati cala in acqua un osservatorio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per studiare ciò che accade a 2000 metri di profondità. Terremoti, fenomeni vulcanici, correnti, acidificazione degli oceani, biologia. Dati raccolti in un ambiente quasi sconosciuto. Conosciamo veramente poco di quello che avviene a 2000 metri di profondità, sia dal punto di vista geofisico che dal punto di vista ambientale. E l'opportunità che ci danno questi osservatori, che ospitano diversi strumenti, è quello di cercare di capire, da un punto di vista multidisciplinare, quali sono le relazioni tra i vari fenomeni. Progetti sviluppati in sinergia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che nelle profondità del mare studia invece i neutrini con il progetto KM3NET. Le informazioni arrivano in tempo reale grazie a un cavo in fibra ottica. Questo cavo permette di alimentare l'osservatorio e di trasferire i dati direttamente da 2000 metri di profondità a terra nel porto di Catania, e da qui, grazie alla connessione alla rete GAR, è possibile distribuire questi dati ai ricercatori, che hanno appunto l'opportunità di osservare in tempo reale cosa avviene negli abissi del Mediterraneo. Operativo dal 2005, l'osservatorio è parte di una rete europea di osservatori sottomarini chiamata EMSO. Ha permesso anche di migliorare la localizzazione dei terremoti con epicentro in mare. In Italia sta per esserne realizzato un secondo al largo di Capopassero, in Sicilia, a 3500 metri di profondità. Un ambiente ancor più estremo, una vera e propria sfida, ma anche la prospettiva di ottenere dati preziosissimi per gli scienziati.